Una splendida giornata a tutti, sono Beatrice Moricoli, qualcuno di voi mi conosce, qualcuno sicuramente no. Sono la fondatrice dell'Accademia AIRFI, l'Accademia Internazionale di Riflessologia Facciale Italiana, quindi già dal nome dell'Accademia potete capire di che cosa mi occupo da molta parte della mia vita, mi occupo di riflessologia facciale. Questa che vedete dietro di me è parte della sede dell'Accademia a Milano. Ma l'Accademia si diffonde in tutta Italia grazie a 33 insegnanti e grazie alla quantità di riflessologi facciali e di operatori in riflessologia facciale che sono stati formati in questi lunghi anni. Non voglio trattenervi di più, la cosa che vorrei fare oggi è presentarvi il libro. Anche questo qualcuno di voi già lo conosce, qualcuno invece lo vede per la prima volta. Il libro penso che si possa vedere. Abbastanza, vedo che c'è luce. Io non sono molto tecnologica come molti che mi conoscono già sanno. Il libro, edito da Anima Edizioni, è la mia storia in realtà, è tutto il processo di sviluppo che sono riuscita a creare in Accademia in tutti questi anni, più di 20 anni di lavoro, di dedizione, di innamoramento di questa tecnica. Presa all'inizio nella sua provenienza, quindi dal Vietnam, grazie al primo maestro che l'ha portata in Italia, il maestro Nguyen Le Quang, che ho seguito per parecchi anni, e dopodiché è resa disponibile ad una popolazione occidentale in tutti questi anni. Quindi ho dovuto fare assolutamente un lavoro di decodifica rispetto ad una cosa che arriva dall'Oriente. Potentissima, ma che trovava un popolo occidentale totalmente disorganizzato rispetto a quello che la medicina popolare vietnamita voleva dire. In effetti, noi non ci lavoriamo il volto per un'ora, mezz'ora al giorno, come fanno tutta la popolazione vietnamita da migliaia di anni per riportarsi in equilibrio e cercare di stare bene. Quindi, quando è arrivata da noi, le mancava tutto quel tipo di lavoro sulla quale questo tipo di medicina, questo tipo di riflessologia può contare se viene fatta tra la popolazione dove è nata. E quindi ecco il lavoro di sviluppo della tecnica, pur mantenendo l'origine della tecnica stessa, quindi le mappature studiate dal professor Bui Kok Cho e trovate da lui, pur mantenendo alcune numerazioni che possono sembrare interessanti di alcuni punti specifici, e pur mantenendo la sostanza, il lavoro che ho cercato di fare, che sono riuscita a fare, ad oggi posso dirlo, in tutti questi anni e che è tradotto e messo su questo libro, è stato proprio la possibilità di restituire alla popolazione, cioè a noi, che cosa? Quel passaggio iniziale indispensabile affinché questa tecnica funzioni. Cioè il passaggio per cui una popolazione vietnamita ha l'abitudine di lavorare se stessa tutti i giorni attraverso il volto e un passaggio che da noi non poteva arrivare. Quindi attraverso delle mappature finali consegnate ai riceventi quando vengono a fare un trattamento di riflessologia facciale e attraverso il lavoro sviluppato per zone, ecco perché ci chiamiamo Dien Chan Zone come tecnica, sviluppato per zone e non per punti, siamo riusciti ad avere una possibilità di fare trattamenti della durata di un'ora, quindi di lavorare bene per apparati, per logge energetiche, per apparato osteoarticolare e muscolare, ma non solo, ma di consegnare attraverso questa mappatura, e per quella ci ho messo un po' di anni per capire come poter fare, la libertà nelle mani delle persone di potersi trattare in autonomia. Così da ottenere che cosa? Quello che in realtà si fa in autonomia nel paese dove questa tecnica è nata. Quindi ho pensato in questo modo, con tutto lo sviluppo della tecnica, di cercare di onorare al meglio, in base alle mie conoscenze, la tecnica stessa e la volontà che la medicina popolare vietnamita porta con sé. Nel libro ci sono delle parti interessanti e distinte fra di loro. Intanto è adatto alle persone che non hanno mai sentito parlare di una tecnica vibrazionale come la riflessologia e nello specifico la riflessologia facciale, però nutre anche gli esperti del settore perché ci sono degli sviluppi che vengono fatti in base alla medicina tradizionale cinese, degli sviluppi specifici tipo una riflessologia craniale che è unica al mondo. E che sono proprio orgogliosa di aver fatto nascere in tutti questi anni, degli sviluppi come l'estetica della riflessologia facciale, quindi nutre anche a più livelli persone che già sono all'interno di questo flusso di terapie vibrazionali.
Ma la cosa più importante che questo libro porta con sé è il fatto che la volontà di fare in modo che le persone possano trattarsi in autonomia qui viene veramente passata. La volontà viene veramente espressa attraverso mappature, attraverso la spiegazione di come si può fare su se stessi, veramente a riportarsi in equilibrio a livello preventivo, come giustamente vorrebbe una tecnica vibrazionale orientale, o anche in momento di fase acuta di un sintomo. La cosa interessante, poi soprattutto sfogliando, vi faccio vedere qual è il pacchetto centrale. Il pacchetto centrale è costituito, eccolo, da una quantità di massaggi semplificati che fanno in modo, danno la possibilità, diciamo, alle persone che non si sono mai trattate il volto di sapere come fare e soprattutto dove agire come zona quando il problema è ai piedi, alle gambe, alla schiena e al cingolo pelvico, quando ci sono dei dolori alla testa, quando il problema è mestruale, per esempio, quando ci sono delle problematiche dopo l'asportazione di organi. Ecco, nella grande semplicità, tutta questa parte che vedete con queste magnifiche immagini della modella Silvia e con sopra le parti all'interno del quale esercitare le vostre pressioni, ecco, tutta questa parte voleva essere la parte proprio centrale del libro, perché il mio sogno era che ci fosse proprio questo spazio con tutte le possibilità dalla punta delle dita dei piedi a qualunque tipo di problematica che riguarda gli organi interni, che potesse essere messa a disposizione con grande semplicità, nelle mani di tutti, affinché se c'è una problematica di una dolenzia che prende qualche cosa del nostro corpo, anche se non abbiamo studiato, anche se non sappiamo che altro poter prendere, sappiamo che esiste un'immagine e all'interno di questa piccoli movimenti, come viene spiegato nel libro, verticali, orizzontali, rotatori, e ci si può veramente riportare in equilibrio. Bene, che altro dirvi? Una tecnica speciale soprattutto per le dolenzie, sia a carico dell'apparato osteoarticolare e muscolare che a carico degli organi interni. Una tecnica incredibile ed è per questo che me ne sono innamorata e le ho dedicato la vita. Perché non richiede di assumere assolutamente niente di naturale, non richiede di entrare con degli aghi all'interno del corpo, non richiede di fare azioni invasive o con l'aggiunta di rimedi naturali. E questo, guardate, è molto importante perché può entrare al servizio della medicina ufficiale proprio come aiuto, come possibilità di andare a lavorare attraverso questa tecnica. Magari per far fronte a degli effetti collaterali creati dalle malattie stesse importanti e anche dai medicinali che si prendono per curarsi attraverso la medicina ufficiale. Quindi, se una persona, per esempio, che sta vivendo un percorso di oncologia, oltre al fatto di essere ben curata attraverso la medicina ufficiale e al fatto di fare dei cicli di chemioterapia, per esempio di radioterapia, possiamo raccontare che nel momento in cui le viene un gran mal di testa, con grande semplicità, lei può cercare in autonomia sul suo volto, di lavorare e stimolarsi delle zone precise, così da informare attraverso il sistema nervoso un corretto riequilibrio della sua testa. E insomma, questo è importante perché lo può fare senza aggiungere assolutamente niente, senza assumere niente di differente. Quindi l'ho trovata una tecnica fortissima a sé stante, ma anche fortissima come coadiuvante di tanti processi che hanno necessità di essere curati con la chimica. Bene, che dirvi? Il resto lo trovate sul sito ufficiale dell'Accademia AIRFI. Io sono Beatrice Moricoli, cercateci come Dien Chan Zone, quindi il sito per trovare il sito è www.dienchanzone.com oppure anche www.dienchan.it. Dienchan.it perché questo a ricordare che la prima volta che questa tecnica ha varcato le frontiere ed è arrivata in Italia, io c'ero ed è per questo che posso avere anche questo tipo di indirizzo. Per quanto quello che noi si fa oggi si chiama veramente, si distingue perché si chiama Dienchan Zone. Zone sta veramente per lavoro non solo a zone, ma per lo sviluppo che è stato fatto rispetto alla tecnica stessa. Trovate tutto nel libro, io mi auguro che vi possa essere utile. Non solo a voi, ma anche alle persone che avete in casa, perché magari leggendo questo libro in autonomia riuscite a risolvere dei piccoli problemi. Per
nottetempo, quando una persona non ha la possibilità di raggiungere una farmacia o un esperto, e insomma, diciamo che può fare veramente tanto. Grazie di avermi seguita e vi ricordo il libro, lo trovate sia in formato cartaceo che lo potete comprare anche sui canali che trovate su internet ed è sicuramente una grande forma di libertà. Ho provato a metterci come fosse un testamento ciò che ho sviluppato in questi anni e sono felice proprio di quello che è stato fatto. Quindi buona visione e buon tutto, splendida terapia a tutti, perché nel momento in cui sapete dove andare a lavorare per risolvere o comunque informare affinché una disarmonia energetica si possa risolvere, diventate terapeuti automaticamente. Quindi lavorare su se stessi crea veramente un circuito totalmente diverso da quello che si può avere se non lo si fa. No, si prende fiducia in se stessi e si capisce che anche noi siamo in grado di fare qualche cosa di importante direttamente per noi e per chi amiamo, per esempio a casa. Quindi buona visione, grazie di avermi seguita.